in ordine di gruppo, per cui Volpino italiano, Segugio italiano a pelo forte, prego. Abbiamo nel panorama cinofilo italiano razze di differente utilità. Abbiamo il piccolo volpino italiano, cane da guardia, avvisatore, il segugio italiano a pelo forte, cane da seguita, il braco italiano che vediamo nella varietà bianco e arancio, cane da ferma, come cane da ferma è lo spinone italiano, cane da tartufo il lagotto romagnolo. Come il segugio italiano a pelo forte, anche il segugio italiano a pelo raso è un cane da seguita. Quindi il piccolo levriero italiano, cane da caccia in corsa e splendido compagno di vita. Tutti i giovani terrier nel pre-ring, attention please, all best young terrier in collection ring. Valutati quindi nel loro insieme, vediamo ora muoversi il volpino italiano. Olè. Procedete avanti di uno spot. Segugio italiano a pelo forte. Bracco italiano, bianco e arancio. Lagotto romagnolo. Segugio italiano a pelo raso.
migliori di razza del terzo raggruppamento nel pre-ring. All best of breed of cheddar breeds in collegiate ring, thank you. Piccolo levriero italiano. Giro tutti insieme con l'applauso del pubblico della Fiera di Montichiari. 8 aprile 2017, gruppo cinofilo bresciano La Leonessa. Siamo pronti per consegnare i premi? Il tricolore, terzo posto, Lagotto Romagnolo. Garda Winner Italian Breed. Secondo posto, Piccolo Levriero Italiano. Primo posto per Bracco Italiano Bianco e Arancio. Grazie al nostro giudice Daniele Poltri, grazie e complimenti ai vincitori. Cominciamo a entrare negli spareggi per il Best in Show finale. Siamo nel raggruppamento dei Terrier, il terzo raggruppamento nella classe giovani, ovvero soggetti dai 9 ai 18 mesi. Alcuni di loro rientreranno anche per